Eccoci qua, buonasera, benvenuti a tutti. La Casa del Grifone, la trasmissione, la versione web di Contropiede, trasmissione fatta da tifosi, per i tifosi del Perugia Calcio. Siamo nelle fasi calde, anzi caldissime, della stagione, finale di stagione che lascia ancora margine di ottimismo per quello che potrebbe essere un obiettivo straordinario che potrebbe centrare il Perugia in questa stagione. Vediamo come assistere a queste ultime tre appuntamenti, di cui tra l'altro uno sarà un derby, ma ne parleremo nel corso della nostra trasmissione, a partire poi dal prossimo impegno del lunedì della liberazione, 25 aprile, che vedrà proprio i Grifoni impegnati contro il Parma. Vedremo queste argomentazioni, questo momento particolare del Perugia, reduce dall'ennesima vittoria della stagione in trasferta a Vicenza. Come vi dicevo, parleremo di questo con due ormai affezionati nostri amici, ovvero Antonio Casaccia e Silvi per tutti quanti, nostri fedeli ormai compagni di viaggio. Ma come vedete, come era stato già pubblicizzato fin dal pomeriggio dalle varie locandine, il nostro grande ospite è l'ex portiere del Perugia Calcio, Jan Koprivec. Ciao Jan, benvenuto. Ciao, buonasera. Ciao Jan, poi con te parleremo ovviamente di presente, ma soprattutto del recente, poi tutto sommato, passato che ti ha visto protagonista con i biancorossi. Antonio, dicevo, un saluto a te, benvenuto. Ciao, ciao a tutti quanti. E ovviamente un salutone anche a Silvia, che torna a trovarci dopo qualche settimana. Ciao Silvia. Ciao, buonasera a tutti. Non si può non salutare Federico, il nostro l'owner, diciamo così, di questa trasmissione, l'artigliere del Grifo. Grazie Federico di tutto il tuo supporto che ci darai anche questa sera in regia. Ah, ragazzi, come si diceva, fase calda, caldissima della stagione. Mi perdoneranno Antonio e Silvia, vorrei però partire, ecco, con chi questa piazza la conosce benissimo e per tanto tempo ha difeso i pali del Perugia Calcio. Jan, allora, che stagione è secondo te quella che fino ad oggi possiamo osservare del Perugia Calcio? Immagino tu sicuramente abbia ancora seguito, no, i colori biancorossi. Sì, vi seguo da lontano, ma sono sempre molto vicino alla squadra, alla città e ai tifosi, perché veramente ogni anno, da quando sono andato via, ho seguito il Perugia e i risultati, quindi sono stato anche molto felice l'anno scorso che siete tornati così velocemente in Serie B, quindi è veramente una bella cosa, e soprattutto anche questa stagione i playoff sono molto, molto vicini, quindi spero veramente che in queste tre partite la squadra riuscirà a entrarci, eccoci. Perfetto. Jan, poi con te, anzi me lo voglio togliere subito, la curiosità, uno dei Grifoni che hanno particolarmente impressionato in questa stagione ormai alla conclusione è ovviamente Leandro Chichizola, il portiere del Perugia, che è tornato in Italia dopo alcune esperienze in Spagna. Tu è un portiere che conosci, tra l'altro hai anche affrontato, se non ricordo male, nei passati campionati di Serie B. Possiamo dire un portiere che per certe caratteristiche ti somiglia pure? No, un bel complimento sicuramente. No, io già da quando era in Italia a Spezia l'ho sempre guardato, l'ho sempre stimato, perché è veramente un bravissimo portiere. Poi quando è andato via dall'Italia è andato in Spagna, ha fatto comunque buone stagioni, e sono stato molto molto piacevolmente sorpreso che è tornato in Italia e che è tornato proprio al Perugia, quindi sicuramente con Cicizola Grifo c'è un grandissimo portiere e lo sta dimostrando quest'anno con tanti rigori parati, con tante buone prestazioni, quindi e con mi sa che la seconda difesa del campionato, quindi assolutamente sì. È veramente un
un bel pilastro per la squadra, ecco. Intanto Daniele Lanterna, un altro dei nostri fedeli ascoltatori, è il primo a scrivere questa sera subito un grande Jan, quindi Jan, subito i primi complimenti, i primi complimenti per te. Jan, chiudo questo primo giro, poi voglio dare la parola anche a Silvia Antonio, con un brevissimo invece tuo commento, paragone tra la Serie B che vivesti tu da Perugia e il campionato di oggi invece. Non è passato tantissimo tempo, ma credo che qualcosa sia cambiato. Sì, è vero, è veramente difficile fare paragoni, anche perché per noi, dopo 9 anni che Perugia è stato in Serie C, poi tornare in Serie B, veramente quel primo campionato era sicuramente qualcosa di speciale per noi, ma soprattutto per i tifosi, quindi... è veramente difficile paragonare a quello di ora, perché non sono vicino, cioè non lo vivo da prima persona, però penso che comunque il livello è sempre buonissimo e anche migliore di quando c'ero io, quindi è veramente, il calcio si sta evolvendo molto velocemente, quindi penso che è più veloce, più fisico ogni anno, quindi sicuramente i campionati anche esteri, tutto, ogni anno si stanno migliorando, ecco. Assolutamente sì. Insomma, Jan, si sono scatenati i nostri follower, diciamo, chiamiamoli così, Stefano, grandissimo Jan, un abbraccio da Stefano, appunto, un tuo vecchio fan, e addirittura Daniele Lanterna, che salutiamo, ti chiede: Jan, ti ricordi quando sei venuto a casa mia? Adesso Jan, questa ce la devi raccontare. No, beh, no, sicuramente a Perugia sono stato 3 anni, quindi sono sempre stato molto vicino ai tifosi e sono una persona che mi piace, cioè sono molto alla mano e mi piace fare nuove amicizie e conoscermi per quello che sono. Quindi sicuramente da Daniele ci sono stato, ma ci sono stato da tanti altri tifosi che mi hanno conosciuto diciamo da molto vicino, quindi sono molto molto orgoglioso, e quando vedevo le immagini dell'intro della trasmissione, veramente qualche sentimentino qua dentro il mio cuore è saltato fuori, quindi veramente belle immagini. Benissimo. Adesso io passerei a un commento tecnico e a un commento un pochino più da tifoso. Quindi sia ad Antonio che a Silvia vorrei chiedere, ecco, il loro Jan Koprivec. Ecco, Antonio, parto da te, che insomma di portiere te ne intendi, lo dico per Jan. Antonio è un preparatore di portieri. Ecco, Antonio, che portiere ti ricorda Jan Koprivec? Portiere esplosivo di grande carisma, e ci dava una grande tranquillità, che non è poco per un portiere. E diciamo che adesso noi siamo ben coperti, onestamente, con Cicci Zola, che diciamo è tornato, no, a giocare da titolare dopo un periodo di inattività, e quindi abbiamo la bocca buona quest'anno. Però Koprivec, quando l'ho visto adesso così che era in trasmissione, è stato un salto nel passato gradevolissimo, diciamo. Complimenti, Grazie. ecco. Benissimo. Silvia, se vuoi anche tu esprimiti tranquillamente dal punto di vista tecnico, anche perché nelle precedenti trasmissioni hai dato prova di conoscenze anche molto approfondite, però ecco, da te vorrei soprattutto il punto di vista del tifoso, diciamo così. Sì, poi allora vi dirò anche una curiosità. Prima però da tifosa ovviamente ho bellissimi ricordi di Jan, dei 3 anni che ha passato qui con noi, anche se non l'ho conosciuto di persona, sempre dallo stadio l'ho visto, però un portiere esuberante,
di spessore, sempre grintoso, sempre trascinatore. E io lo definirei un gatto, proprio un gatto tra i pali, sempre attento, sempre vigile. E anche grazie a lui che abbiamo anche fatto un salto di qualità e siamo stati anche promossi, perché se ci ricordiamo, quando è arrivato Jan eravamo in prima divisione, c'è stata la promozione. Ci sono stati i playoff sfumati proprio lì contro il Pescara, quindi insomma sono comunque bei ricordi. E la curiosità di cui volevo parlarvi, non so se Jan se la ricorda, parlo del periodo in cui stava con l'Udinese. Durante una partita di Coppa lui subentrò perché mi sembra che il portiere fu espulso per un fallo. Il giocatore straniero che poi tirò il rigore prese una traversa, quindi non segnò, ma poi andarono ai rigori perché era una partita di coppa contro la Regina. Regina, giustissimo. E Jan parò due rigori, uno sul 3-3, l'altro sul 6-6, e segnò lui stesso un rigore. Poi magari se sbaglio mi correggerai, No, Jan. te lo ricordi Jan, cioè, benissimo. io Curiosità dal questa. punto di vista del tifoso, Silvia si conferma Enciclopedia, come sempre. Silvia, come sempre, si conferma yeah. informatissima. Diana, te la ricordi questa partita? Sì, me lo ricordo benissimo, però è veramente più di un decennio fa, quindi è veramente un bellissimo ricordo mio, che comunque l'ha raccontata benissimo, quindi è stato veramente così. Poi c'erano ottavi di finale di Coppa Italia e poi siamo passati, grazie anche ai miei rigori parati, anche uno mi ha segnato, ecco, quindi era veramente un bellissimo ricordo dei miei inizi in Italia, ecco. Ovviamente mi ricordo anche le parate che hai fatto con noi contro l'Avellino e Latina, chiaramente, quello è sottinteso. No, sicuramente è un bellissimo ricordo. Veramente, cioè, ci sono tantissimi bellissimi ricordi miei a Perugia, quindi veramente ci vogliono 10 trasmissioni per raccontare a tutti. E veramente il grifo mi è rimasto sempre, veramente sempre nel cuore. Ci sono tantissime persone che sono ancora cioè sono in contatto, quindi c'ho veramente un pezzo di cuore che ho lasciato a Perugia, ecco. Jan, a proposito di ricordi, poi torniamo veramente anche al presente. Il più bel ricordo legato alla maglia biancorossa è quello che invece vorresti cancellare. Sul secondo penso Sì. che non ci siano dubbi. No, cioè, come ho detto, ricordi bellissimi sono tantissimi, però sicuramente la promozione dopo 9 anni con quel stadio di 20.000 persone, quella partita, cioè, che vince il campionato all'ultima giornata per 1-0 con quella squadra meravigliosa di veramente tutti amici. È veramente una cosa che poi, che magari quando ti succede non lo senti così, perché pensi che magari in carriera ti succederà ogni anno, però poi quando la carriera va avanti capisci che non è così, che quei ricordi veramente ti rimangono dentro. È difficile veramente. Io sono stato uno dei fortunati che ho vissuto un gruppo così. Ho vissuto un'annata così e sono molto orgoglioso di questo e questo sicuramente il 4 maggio è una bellissima data da ricordare. Poi, come per il ricordo che vorrei cancellare, ma anche no, alla fine mi ha fatto crescere, mi ha fatto conoscere chi veramente mi è vicino. Il ricordo sicuramente della mia ultima partita col Perugia, col Pescara, quel gol di Politano che mi è passato sotto. E purtroppo succede, ma con i portieri lo sappiamo bene che se succede al portiere, cioè,
è gol, è, purtroppo è difficile di scordarlo, però ripeto, ci sono stati tantissimi momenti bellissimi che non possono, che un momento così non può rovinarli, ecco. Bene, Jan, a proposito, ecco, non per mettere il dito nella piaga, tanto ormai è passato tanto tempo, ma una curiosità, l'hai voluta rivedere, quel gol di Politano, l'hai voluto rivedere rivedere? No, non ho problemi con questo, cioè non sono una persona che lascia i problemi lì e non vuole... Li voglio affrontare, li ho affrontato, cioè ho sempre messo la mia faccia su tutte le cose che ho fatto, giusto e sbagliate, quindi non l'ho rivisto tranquillamente, con tutti gli errori che ho fatto nella mia carriera, nella mia vita, ho voluto sempre prendere qualcosa di buono, quindi anche da quel momento lì ho preso qualcosa di buono e ripeto, mi ha fatto crescere, mi ha fatto una bella lezione per la vita e per la mia carriera, ecco. Jan, da quella partita appunto hai formalmente, anzi effettivamente, lasciato l'Italia. Altre esperienze che ti hanno dato cosa? Se non sbaglio Grecia e adesso attualmente in Slovenia, sei tornato nella tua nazione di origine. Eccoci, no, praticamente io da Perugia sono andato a Cipro, alla Anorthosis, che comunque sia parte Grecia, quindi è un bellissimo campionato, con la mia famiglia sono stato molto bene giù, non pensavo che il campionato così forte, perché la prima volta che ho sentito per Cipro ho detto no, non vado giù, ma alla fine ho scoperto che veramente è un bellissimo paese, con un campionato molto forte, tante persone, cioè tanti calciatori dalla Serie B spagnola sono stati giù, cioè ci sono giù, quindi è un campionato molto tecnico, non così tattico come in Italia, quindi per un paio di mesi mi sono dovuto abituare che magari il terzino non copre così bene come in Italia, ma veramente è una bellissima esperienza. La mia famiglia veramente, cioè la mia ragazza si è innamorata del paese, è nato anche il nostro primo figlio giù, quindi è veramente un bellissimo ricordo del Cipro. Poi dal Cipro sono andato in Scozia, dove sono anche, cioè anche stato molto sorpreso dal campionato, che praticamente lì anche se perdi, se vinci 3-0 all'80esimo la partita non è finita, quindi ti possono anche pareggiare fino al 95esimo, quindi le squadre lì non si fermano mai, veramente su e giù, ripeto, un'altra volta non così tatticamente, però molto fisico e così, poi dopo quello è arrivata sta maledetta pandemia e tutto, quindi eccoci, siamo tornati in Slovenia anche per queste ragioni qui. Ora con un figlio piccolo e tutto, la scelta è di rimanere qui vicino a casa, così ci abbiamo anche i nonni e tutto vicino, così anche devo per tanti anni la mia ragazza ha pensato bene a stare vicino a me, ora devo anch'io ecco, ricambiare il favore, diciamo, quindi sono anch'io felice qua, quindi stiamo veramente bene, ecco. E noi ti auguriamo ovviamente tutte le cose migliori del mondo, che ti possa, ecco, riservare il futuro, ecco. Un'altra vita tra virgolette cambiata dalla pandemia. Nel frattempo è arrivato anche Roberto, ciao Roberto. Continuiamo. Scusate, Berto, ma a proposito di figli piccoli che diceva Jan, anch'io ho avuto stasera qualche problemuccio, ma mi ha fatto ritardare, quindi adesso diciamo abbiamo sistemato un po' le cose, quindi eccoci. Perfetto. Grazie Simo. Bene, risolto. Ma assolutamente, anzi, se vuoi ti cedo volentieri la palla. Vado io. Già sono provato. No. Benissimo, abbiamo fatto un po' di... un po' di passato con Jan, che è stato gentilissimo, ci ha raccontato veramente a cuore aperto la sua esperienza a Perugia. Abbiamo avuto anche
un ricordo tecnico di Antonio e un ricordo anche molto approfondito e curato di Silvia, che con un episodio particolare ha ricordato un passaggio importante di Jan in Italia. Si sono scatenati ovviamente i nostri amici sulla chat, eravamo arrivati a Daniele, c'è anche Gianmarco Vergoni, che salutiamo, che cita Jan mandandogli addirittura un grande abbraccio, e c'è anche Massimiliano Liberti che dice: bravo portiere, bravissimo ragazzo, Perugia non dimentica. Quindi messaggi veramente d'affetto per Jan. Berto, l'ho chiesto un pochino a tutti, a questo punto anche a te, per darti il benvenuto, il tuo ricordo dello Jan Koprivec dei 3 anni perugini. Ma allora, diciamo che Jan è un ragazzo, insomma, che si è fatto apprezzare da tutti, abbiamo anche letto nei messaggi, ragazzo che ha dimostrato un attaccamento alla maglia veramente come pochi, insomma, quindi oltre che ha vinto un campionato, ovviamente, che quindi è sempre una cosa che resta scritta, no? Però diciamo, al di là, poi l'anno magari in Serie B è stato un anno un pochino più altalenante, no? Il primo anno con Camplone, però è un ragazzo, insomma, che ha contribuito alla grande alla risalita del Perugia, e soprattutto, ripeto, un ragazzo che ha dimostrato veramente una... Io mi ricordo ogni volta che facevamo gol lui partiva dalla porta e arrivava in attacco, mi ricordo ai gol di Sprocati, faceva la traversata. Quindi queste non è che sono cose, non è per sminuire adesso ovviamente le prestazioni, ma comunque il tifoso in un calcio come quello di oggi, diciamo così, i giocatori ne vede passare tanti, no? Però noi abbiamo avuto qualche trasmissione fa, abbiamo avuto un ospite, Giampiero Clemente, che se ci pensiamo, no? Appunto, Jan, tu lo conosci, no, Giampiero? Mm-hmm. Se ci pensiamo, lui ha giocato con il Perugia praticamente poco più di un anno, perché ha giocato l'anno della C2, che abbiamo vinto la C2, mm-hmm, e poi il primo anno di C1 in cui c'era anche tu, credo, vero? Mm-hmm, sì, sì. Il primo anno ha giocato praticamente nulla, perché poi c'è avuto dei problemi tra società, allenatori, compagnia, mm-hmm, bella, quindi ha giocato praticamente nulla fino a essere stato ceduto. Però noi tutti ci ricordiamo di Giampiero Clemente, al già delle perle che ci ha regalato in C2, però ce lo ricordiamo perché, nonostante ha fatto un anno con noi, è stato un ragazzo anche lui veramente che ha dato tutto, ha dimostrato un attaccamento. Ecco, Jan, io lo annovero sicuramente tra questi tipi di persone, insomma. E sinceramente, secondo me, è uno dei più grossi complimenti, perché giocare 1-2 anni in una squadra e comunque essere ricordati con un grandissimo affetto vuol dire che tu hai fatto veramente un lavoro a livello anche umano eccezionale. Ti ringrazio veramente. Nel frattempo si aggiunge ancora un altro messaggio, questa volta di Domizia Castagnoli, che salutiamo. Lo striscione più bello per Jan fuori dagli spogliatoi. Qui forse c'è un qualcosa. Ah, io lo so, me lo ricordo. Che emerge, però, dire. Silvia, allora io me lo ricordo quello striscione. Racconta Silvia. C'era scritto bello e bravo. Ok. Sottoscrivo, approvo tutto. Benissimo. Ecco qua. Allora, nel chiudere questo spazio a Marcord, è vero che eravamo partiti con l'attualità, ma poi ovviamente siamo tornati un pochino al recente passato, chiedo a Federico, che ha preparato una chicca di 90 secondi che racchiude un po' di tante immagini dello Jan Koprivec biancorosso. Vediamo se Federico è pronto dalla regia e ci aiuta.
Ian, che dire, insomma, repertorio completo, tiri da distanza, da velocità ravvicinata, uscite basse, uscite alte. Insomma, tra tutto quello che hai visto, la parata esplosivo. L'intervento più difficile è poi Antonio, vengo da te, infatti. Scusa, non ci sono andato tanto lontano, no? Ian, l'intervento più difficile di questi che abbiamo visto? Ma forse quello... di Mazzeo in mezzo rovesciata, diciamo, o anche quello di Mazzeo con la testa, quindi Mazzeo mi piaceva parecchio. Quindi vai a fidarti degli amici, no? No, quello era l'anno prima, quindi poi ha fatto bene a venire da noi, quindi ha fatto tantissimi gol a Perugia, quindi diciamo quelli due veramente, che la palla vedi non la vedi, quindi c'è veramente un pizzico anche di sicuramente di fortuna, di esplosività e tutto, quindi sono veramente bei ricordi, ecco. Antonio, volevo venire subito da te, infatti, esplosivo ci avevi detto, insomma, un po' di esplosività l'abbiamo vista. Sì, un matto galoppante, come tutti i portieri. ci sei. È vero, coraggioso. Io guarda, se lo dovessi paragonare, anche se comunque ogni portiere ha le sue caratteristiche, se io lo dovessi paragonare a uno del passato, io lo paragono a Mazzantini. Ah, ecco. Silvia, sei d'accordo? Non a caso tu avevi detto il gatto. Lo paragono al Mazza, perché il Mazza, se decideva che non gli facevi gol, non gli facevi gol. Il Mazza era a quel modo. Ma non tiene, sì. Senza dubbio, molto esuberante, dai, non un portiere con la carica, con l'energia, non un morto dietro la porta. No, volevo fare una domanda, Ian. Prego, a titolo curiosità, poi sono le classiche domande che si fanno un po' anche a tutti. Allora, diciamo, tu hai lavorato con tanti professionisti, no? Tuoi colleghi. Se ce n'è uno, diciamo, a quale ti sei ispirato oppure al quale avresti voluto somigliare in quanto a tecnica? E un'altra domanda, tra tutti gli avversari che hai incontrato, no? Se ce n'era uno in particolar modo che magari ti metteva più pensiero a affrontare, del tipo oggi in attacco c'è questo, che oddio, ecco, in questo senso. Se ce n'era uno in particolar modo che magari ti metteva un po' più pensiero di affrontare? Diciamo il modello al quale mi sono sempre ispirato era Buffon, sicuramente. Cioè, da piccolo veramente lo guardavo da ogni angolo. Poi ho lavorato con Handanovic, è veramente una macchina in allenamento, cioè lavora a 3000, quindi sicuramente volevo rubare tante cose in allenamento, perché comunque l'ho visto da vicino. E poi sicuramente la tranquillità di Oblak, che mi sono allenato con lui in nazionale, è eccezionale, quindi diciamo che da ogni ragazzo, ogni giocatore, il portiere che mi sono allenato, volevo rubare le cose, diciamo, buone che avevano. Quindi mi allenavo e pensavo come loro facevano le cose, le studiavo, quindi qualcosa sicuramente sono riuscito a rubare, ecco. Poi, a quanto riguarda gli attaccanti, è veramente una domanda difficile, perché a quei tempi c'erano tantissimi attaccanti molto molto forti. Mi ricordo per esempio l'anno di Serie B, che c'era Dionisi, che veramente era mezza occasione che aveva, la buttava dentro con una tecnica veramente eccezionale. Quindi se devo scegliere uno, sicuramente lui era quello che magari non dico neanche temevo, ma mi preparavo specialmente, ecco, per lui, diciamo.
Voglio chiedere a Ian, visto che sicuramente lui segue, comunque conosce, che ne pensa di Cicci Zola? Ecco, già ci siamo stati. Ne avevamo parlato anche di Cicci Zola. Ripetiamo per Berto. Sì, ne avevamo parlato. No, era veramente, ripeto, le stesse cose di prima. Veramente ha giocato con lo Spezia, mi pare, quando lui era la Spezia. Sì, ha giocato contro. Quell'anno che lui stava allo Spezia. E già da lì lo stimavo tantissimo, perché penso veramente che è un portiere molto forte, molto reattivo, bravissimo con i piedi, quindi penso che dà anche una carica alla squadra, quella che serve da un portiere, una tranquillità alla difesa che è importante, quindi lo seguo anche da quando è andato da Spezia, che è andato in Spagna. Poi ora quando è tornato in Italia sono stato veramente piacevolmente sorpreso che è andato al Perugia, e sicuramente con lui in porta Perugia c'ha veramente un bravissimo portiere, e quest'anno lo sta veramente dimostrando con tantissime parate e con veramente pochissimi gol subiti, quindi mi auguro che continuerà così fino alla fine e che tutta la squadra riuscirà a raggiungere i playoff e fare qualcosa di importante lì, ecco. Altri saluti affettuosi per Ian da parte di Gianmarco Vergoni. Silvia, mi sembra avevi un'altra domanda per Ian. No, non era una domanda, no? Visto che Ian ha menzionato Handanovic, no? Che poi tra l'altro tu l'hai sostituito perché sarà infortunato. E mi ricordo che tu l'hai sostituito proprio in Serie A. Sì. 2009 e mi ricordo che però lui comunque di te insomma ha sempre speso bellissime parole. È vero, era in allenamento, era sempre una tra di noi una competizione molto, molto carica, cioè veramente una bellissima amicizia che l'abbiamo tenuta tra gli anni, e sono stato molto molto felice per lui che l'anno scorso è riuscito, dopo 12 anni che comunque è stato ai massimi livelli, a raggiungere l'obiettivo importante che di vincere il suo primo trofeo, e spero per lui che comunque riuscirà a vincerli anche quest'anno, ecco. Beh, Antonio, da Handanovic mi pare ce ne siano cose da rubare, no? però qualche interista che io conosco non è che dice proprio benissimo da Handanovic. È vero, è comunque criticatissimo, Handanovic. Lo so, però è sempre dobbiamo guardare da tanti angoli. Che io, infatti, io mi hanno sentito dire, perché io non seguo assolutamente. Ogni volta che c'è qualche partita che io non vedo, sento, ma però con quel portiere, con Handanovic, sempre una costante. Allora io ripeto, non seguo molto la serie, eccetera. Non ho mai avuto modo insomma di vedere partite, comunque delle ispezioni al massimo, e mi chiedo e vi chiedo a questo punto, tu che lo conosci, secondo te se sta facendo insomma annate così negative? No, per me è arrivato all'Inter, perché c'è un'età ovviamente adesso, però insomma, sì, vabbè, a parte quello, però quando è arrivato all'Inter è arrivato in una squadra che comunque è arrivato dopo che comunque si doveva ricostruire, quindi se Inter è stato al quinto, sesto, quarto posto era per lui, cioè con pochi giri di parole ha fatto annate strepitose, comunque non c'aveva la squadra intorno. Poi l'anno scorso era la stessa cosa, che lo criticavano tutta la stagione, ma poi alla fine quando guardi le statistiche, quando guardi quante parate fa, quanto è la percentuale delle parate riguardo i tiri, la bocca la chiudono tutti, quindi non è proprio diventato una cosa. Ora criticare Handanovic è una moda, una costante, però
alla fine il portiere, se rimane a quei livelli con una costante che ce l'ha come lui, deve avere sicuramente il talento, ma poi il lavoro c'è dietro, quindi la stagione si guarda alla fine, poi come con tutti i portieri e i giocatori, gli errori si fanno, qualche stagione di più, qualche stagione di meno, però se guardi il complesso, penso che Inter con Handanovic può essere solo contenta, perché si vedrà poi magari che arriverà un altro portiere, cioè se stai una top squadra, quindi se sarai criticato sempre se prendi un gol metà che potevi fare qualcosa, ma penso che comunque sta facendo per me grandissime, non lo dico, cioè sicuramente sono da parte perché sono amico, però non lo dico da fuori, sicuramente ho avuto anche qualche brutta partita, però in complesso secondo me è ancora un punto aggiuntivo per Inter. Ecco. E ora, tanto che ci siamo, tornando invece a noi, il Perugia, per me è rimasta qua da 8-9 anni sta cosa. Ma che cavolo è successo quella maledetta partita col Pescara dei playoff? L'abbiamo già parlato, Berto. Anche quella? No, è proprio... Cioè, no, ma io mi riferisco, ferma, voglio essere preciso, perché lì c'è la circostanziale, perché lui ha fatto un mezzo errore, ed è vero, però c'è anche una cosa, in vantaggio di 1-0, a metà secondo tempo, 10 contro 11 con 2 risultati su 3. L'errore del portiere, il mezzo errore ci può stare, insomma, ma cioè, comunque c'avevi un altro risultato. Cioè, il mio che è successo. C'eravamo ancora in gioco, però sicuramente quell'errore non ha aiutato la squadra. Ma sicuramente no, però voglio dire, 1-1 in 10 contro 11 a metà secondo tempo, sei nei binari, no? Per poter tranquillamente portare un po'. Dopo c'è fu il rigore di Bjarna, mi pare, no? Però quella è stata veramente una partita che io ancora ce l'ho qui come quella del Benevento. Cioè, è assurdo, con metà secondo tempo, 10 contro 11, 2 risultati su 3, e siamo riusciti a perdere un playoff con una squadra che secondo me era una delle squadre più forti in assoluto degli ultimi 10 anni. Perché quella, ragazzi, in porta c'era tu e Brignoli, mi pare, quell'anno. Provedel. Poi c'era Faraoni, poi c'era Goldaniga, c'era Verde, c'era i Gazzi. Cioè, quella era una squadra, ragazzi. Era la squadra più forte del campionato. Jan, vengo io in tuo soccorso. Dimmi. Abbiamo beccato forse anche il Pescara più forte degli ultimi 20 anni. Cioè, il Pescara, quel Pescara, ragazzi, se vi ricordate, io ricordo Caprari, Bjarnason, Maniero, Lucas Torreira, no, era più forte quello di Zeman. Era una squadra. Ma secondo me eravamo più forti noi. Non so, quello di Zeman era più forte. Quella partita ancora non me la spiego, perché ripeto, era l'anno prima. Del genere, la nostra, parlo, trovarti in vantaggio a metà secondo tempo in 10 contro 11 a favore nostro e con 2 risultati su 3. Cioè, veramente abbiamo preso il gol del 1-1, mi sembra che l'abbiamo preso a tipo il 18esimo-20esimo del secondo tempo. Sì, roba del 60 qualcosa, sì, sicuramente. Esatto, sì, quindi voglio dire, capito, voglio dire, sì, hai fatto un errore, per carità, ripeto, nel calcio ci sta, però non è che la partita è finita lì. Cioè, comunque già avevamo... io su quello sono, però lo sai com'è, tutti vedono quella cosa lì, e sicuramente, ripeto, sul carattere della squadra in quel momento... Non era il massimo. Poi Pescara ha preso le ali e sono andati a 3.000 a cercare questo secondo gol. E purtroppo per noi l'hanno trovato con quel rigore lì. E niente, sicuramente quella squadra lì di quell'anno era fortissima. Non è partita benissimo. Se ci ricordiamo bene, fino a gennaio... a fine gennaio, contestazioni anche. Non era... Poi abbiamo preso veramente dopo il mercato fondo... di gennaio fece la differenza. Bravo. Poi veramente abbiamo preso, cioè, forse in
12-13 partite ci abbiamo perso una, mi sa, con Frosinone lì, 2-1, e tutte le altre ho pareggiate o vinte. Quindi alla fine siamo arrivati ai playoff, che a gennaio neanche nessuno si era inserito. Abbiamo chiuso il girone d'andata a 21 punti, ancora me lo ricordo. Bravissimo. E poi abbiamo chiuso, mi sembra, 60-62, una roba del genere. No, era veramente una cosa, cioè la squadra veramente andava a 3.000. E poi tra l'altro quell'anno salì il Frosinone stesso con la stessa squadra dell'anno precedente, dove noi eravamo arrivati davanti, cioè. Bravo, bravo. Purtroppo è stato così, che dobbiamo fare. Sono ricordi che dobbiamo... Dimmi. Vai Simo, vai. No, Ian, comunque per curiosità sono andato a rivederlo il tabellino, mm-hmm. e Lucas Torreira c'era, mm-hmm. c'era Memushai, sì, addirittura sì, entrò Gaston Brugman, che mm-hmm. oggi la Serie B la fa con una mm-hmm. gamba. C'era Politano, c'era Bjarnason, c'era Pasquato, c'era Melchiorri, Pettinari in panchina, Fiorillo in porta, Zampano, mm. Salamon, cioè era un Pescara. No, era proprio, cioè, comunque Ian, non la togliere Pescara, però neanche... Non so se ricordi, anche noi eravamo fortissimi perché avevamo Fossati, avevamo Verre, avevamo Crescenzi, però trovammo un Pescara che, per quello che ricordo io, correva più di noi, ma non perché ci mancherebbe... noi non stessimo bene, è che noi venivamo da una lunghissima rincorsa, ecco, che ci aveva fatto bruciare nelle ultime settimane tantissime energie. Pescara invece stava molto 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 bene fisicamente, perlomeno questo è quello che ricordo io, quello che ricordo. Arrivasti l'anno che siamo saliti in Serie C o l'anno prima? L'anno prima. L'anno di Favasulli, anche quella fu. Sì, che l'ha messa nel incrocio, grazie. No, quello fece un gol incredibile. Quello veramente, cioè... No, quella anche lì, ragazzi, una roba incredibile. Io veramente, a raccontarla, anche quella non ci si crede. Noi abbiamo vissuto dei playoff, ragazzi, dico, se uno li scrive sul libro, allora, Favasulli, pareggio di Rantier, neanche finiamo di esultare, palla sotto al 7. Col piede di Mancino suo, che non era neanche il suo, perché quello era destro, ha fatto un tiro al controbalzo sotto all'incrocio di palle. Incredibile, l'anno del Pescara, l'abbiamo detto adesso, tu non c'eri l'anno del Benevento, che secondo me quello è proprio in assoluto il più allucinante di tutti, perché lì, cioè, veramente eravamo arrivati quarti, avevamo due risultati su tre a favore, praticamente ci hanno annullato un gol con il VAR praticamente prima che esistesse il VAR, errore di Gnaure che davanti alla popa, l'area perde palla, gol del Benevento, reazione nostra nulla, veniamo a giocare a Perugia, loro gli mancava Ceravoli, gli mancava Ciciretti, un sacco di gente, non abbiamo giocato, devo capire ancora il motivo per cui non abbiamo giocato, nonostante non abbiamo giocato abbiamo fatto 1-1, quando praticamente con due pareggi passavamo noi, poi il finale ci è andato il Benevento, che ha incontrato il Carpi, che era rimasto tipo in otto a Frosinone, insomma, anche quella è una storia. Noi playoff, ragazzi, abbiamo avuto sempre il playout col Pescara l'anno che si è retrocessi, lasciare un terzo rigori con gli Emmello, lasciamo perdere, insomma, sono esperienze un pochino... Qualche bel ricordo, qualche brutto sicuramente, quelli... No, i playoff sono tutti brutti, noi sono tutti brutti, dopo abbiamo vinto, campionati 2-2 Serie C, quelli sono stati due, no, l'anno che c'eri tu che l'abbiamo vinto, quella è stata, eravamo forti, abbiamo vinto, il Frosinone era una grande squadra e abbiamo vinto un campionato veramente giocando, insomma, facendo un campionato coi fiocchi. L'anno scorso è stato un miracolo sportivo, perché come squadra eravamo molto forti, perché se tu pensi che in Serie C avevamo Angella, Monaco, Sgarbi, Burra, gente che quest'anno ha fatto un campionato fantastico, però se tu pensi che a tre giornate dalla fine c'eravamo 8 punti, 7 punti dal Padova, insomma, cioè è un miracolo, però. ma Padova pure quest'anno sta rischiando, rischia, perché ha fatto pareggiato con i tuoi bolzanini di Antonio, perché lui è di Bolzano, Antonio, capito? Quindi sta a Bolzano, via, non è di Bolzano. Hanno fatto? Hanno pareggiato? 0-0. Sì. Quindi a due punti avanti Zuttirol? Sì. Ma io ci spero.
che vincono il campionato. Una. A meno che Mona è su Tirol, mi sa che sta giocando con la Triestina. Adesso? Sì. Adesso sì, stanno a giocare? Ah, sì? No, penso l'ultima, cioè, l'ultima giornata. Deve giocare con la Triestina? Sì, sì. La Triestina oggi, l'anno scorso, a noi ci ha fatto un bel favore. Doppio, no, direi doppio. Lì dipende, parlandoci chiaramente, poi Antonio che abita lì, insomma, lo sa meglio di noi. Ma lì dipende se il Sud Tirol veramente c'è la volontà di salire. Sì, perché dai, perché lì è quello, perché se volesse... No, sì. Quest'anno sì. Quest'anno ce l'hanno? Sì, no, io ho visto sabato scorso... No, quell'atto prima, che ho giocato lì con i giovanissimi del centro sportivo e loro stavano a fare la rifinitura e... era un sabato quasi ora di pranzo, ma guarda, stanno a fare una rifinitura di una cattiveria unica, quindi si vedeva che hanno voglia di fare, tra l'altro, un centro sportivo mostruoso. Loro hanno tutto per poter fare una serie. Lo stadio finito? Come no, bellissimo. Sì. In centro in città, guarda, una cosettina, una bomboniera, guarda. All'inglese, carinissimo. Non è grandissimo perché l'utenza non è tanta. Cioè, quindi non è il prossimo anno rischiamo di venirti a trovare, Antonio. No, il prossimo anno io proprio per sto motivo, anche per andare a vedere la Ternana. io non vedo l'ora. A proposito di Ternana, quindi iniziamo a proposito dei gufi. Recente passato e proiettiamoci anche poi su quella che sarà questo trittico finale con il Perugia, come dicevamo all'inizio della trasmissione, ancora agganciato a questo sogno playoff. Si è tornati a vincere in trasferta, direi l'ennesima vittoria in trasferta di una stagione veramente sempre più da Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e poi con qualche dato ci faremo aiutare anche da Federico. Però parto da Silvia questa volta. Silvia, vittoria a Vicenza dopo un inizio shock, poi tutto sommato alla fine il risultato ci sta tutto. Sì, e oltre vittoria, dai, io non ci speravo, nel senso che, sai, ultimamente uno magari si fa troppe aspettative, no? Dice, sai, fuori casa giochi meglio, quindi al 90% vinci, io ultimamente questi calcoli non li faccio più. Diciamo che quando ho sentito che era stato annullato il gol di De Luca dal VAR, lì ho detto, se ricomincia questa storia del VAR, sai che abbiamo avuto episodi abbastanza sfavorevoli in proposito, e allora ho detto, Ale, adesso la partita si rincanala verso una direzione, invece per fortuna c'è stato successivamente il gol di Segre che ci ha rimesso un carreggiato e ci ha dato la vittoria. E quindi, dai, è stato un bello spettacolo per chi ci è andato e ci deve ricaricare un po' su di morale. Anche se adesso, prima di Terry, non dimentichiamoci che abbiamo il Parma lunedì, in serata. Che è vero, sì, oramai è fuori dai giochi per quanto riguarda i playoff, in teoria dovrebbe essere fuori. Noi invece siamo ancora in corsa, quindi... Però, sai, è sempre una partita ostica, secondo me, anche perché comunque come punteggio non è che sono tanto distanti. Poi giocano a specchio nostro, perché anche loro fanno il 3-4-1-2. Quindi, non lo so, ma sono curiosa prima di vedere questa partita, poi penserò al derby. Un passetto per volta, come dico sempre, intanto... Prima di guardare intorno anche quello che fanno le altre, tanto pensiamo a noi, a fare del nostro. E poi, mattoncino dopo mattoncino, speriamo bene. Prima di sentire Antonio e Bert su questo, e poi magari faccio fare una chiosa finale a Jan. Federico, ci puoi mettere in sovraimpressione, ecco, le tabelle preparate dal professore tifoso Andrea Onofri, che ha paragonato il rendimento interno e esterno del Perugia negli ultimi 7 campionati, soffermandomi ovviamente su quello attuale che ancora non è finito, e sostanzialmente denota due aspetti importanti, cioè probabilmente siamo nella peggiore, anzi
mi sembra storicamente sia la peggiore annata interna da parte dei Grifoni, mentre esternamente forse è l'anno migliore. Si segna poco, mi verrebbe da dire, sia in casa che in trasferta. Probabilmente in trasferta siamo ancora più impermeabili in difesa, mentre in casa anche nei minuti finali ci siamo fatti sfuggire dei risultati praticamente già conquistati. Ecco Antonio, guardando anche questi numeri, perché poi alla fine i numeri non mentono mai, 1.18 di media, mi soffermo ovviamente su questo campionato, 1.18 di media in casa contro 1.78 in esterna, con sostanzialmente poi alla fine si segna un gol a partita, non è che si va da più lontano. E allora a questo punto la domanda che mi viene è: ma sicuro che il problema è lì davanti? Forse in casa abbiamo concesso troppo? Non lo so. Allora, i numeri sono freddi, però servono inevitabilmente. Ma guarda che è tutto frutto di un'impostazione. Cioè, questa è l'impostazione della nostra stagione. Voi tanto lo sapete come la penso io, quindi questi numeri non mentono, come hai detto te, ma è la nostra impostazione. Cioè, noi abbiamo impostato la stagione su un passetto, e questo passetto è rispecchiato dai numeri. Quando tu giochi fuori casa, il nostro modo di stare in campo, il nostro modo di aggredire l'avversario, ti metti a specchio, lo fai giocare male, eccetera eccetera, dà un certo tipo di frutti. In casa devi fare qualcosa di diverso. Infatti noi abbiamo un rendimento casalingo pessimo, dove una volta invece diciamo, no, eravamo molto più, era un fortino Renato Cubi. Però è così, e soprattutto anche diciamo nel periodo quello clou, dove siamo andati ad affrontare le squadre, le big, lì chiaramente, dove poi viene richiamato sempre il cosiddetto VAR, quindi tutte quelle situazioni poco chiare, che comunque poi alla fine stanno lì sul piatto, che non possono essere dimenticate. E in quel frangente, diciamo, in quel trittico di partite importanti, andava un attimino affrontato diversamente, con un'organizzazione diversa, un modo diverso di stare in campo, perché un conto è un passetto e un conto è andare a aggredire il campionato, che era aggredibile. Quindi i numeri scusa Antonio, ti interrompo un attimo, poi ti darò subito la parola, perché mi sembra pertinente, in base al tuo ragionamento, l'intervento di Federico Locchi, che salutiamo, che ci scrive: per fare più punti in casa dobbiamo alzare la qualità del palleggio e avanzare il baricentro della squadra. Sulla qualità del palleggio sono anche d'accordo. Ci vuole più qualità a centrocampo. Burrai è inadeguato per certi livelli di Serie B. Mi permetto solo una focalizzazione su queste parole, poi Antonio ti restituisco la parola e poi volevo sentire anche Berto. Su Burrai anche io a volte non sono stato tenero. Certo, quest'anno con quasi 10 assist, se non proprio 10 assist, penso sia uno dei centrocampisti più qualitativi da questo punto della Serie B. Secondo me ha fatto una buona stagione, non ottima, ma una buona stagione. Io credo che il Perugia invece debba crescere molto, ha tante potenzialità sugli esterni, ma questo è un pensiero mio e assolutamente rispetto a quello che ha scritto Federico. Scusami Antonio, ecco, andiamo, magari ecco, se vuoi dire anche la tua su questa sottolineatura di Federico e poi a completare il tuo pensiero. Federico è un amico fraterno, quindi parliamo sempre di queste cose, e quindi siamo abbastanza allineati. Il discorso è che, diciamo, dalla fine di gennaio, quando c'è stato il mercato invernale, la posizione che occupavi era invidiabile. Hai inserito tre pedine, che comunque tre pedine in cerca di riscatto, ma al tempo stesso tre pedine di qualità, e quindi chiaramente andava un attimino rivisto sia il modulo che, ripeto, il modo di stare in campo.
e a quel punto alzavi la qualità. Allora, Burrai a parte chiaramente che poi anche l'età ha il suo peso, è un giocatore eccellente se viene messo nelle condizioni di sfruttare quelle che sono le sue qualità. Se lo posizioni in una certa maniera, lo esponi a un certo tipo di aggressione da parte dell'avversario, e allora a quel punto poi diventa un giocatore che invece che essere un valore aggiunto, magari è un giocatore che fatica un po' di più. Io ero della corrente di pensiero di Berto, più volte l'abbiamo detto, io ho sempre visto bene questa squadra con un 4-3-2-1 o 1-2, soprattutto con l'arrivo di D'Urso, e a quel punto riesci, cioè switchi da un 3-5-2 che occupa bene il campo, che soffoca l'avversario e che ti permette di fare un certo tipo di gioco, a un modo di stare in campo diversamente che predilige un pochino un gioco più qualitativo, concede qualcosina in più all'avversario, però chiaramente è più consono per andare a aggredire delle posizioni di classifica che a un certo punto ci hanno interessato molto molto da vicino, ecco. Berto, tu l'hai sempre ricordato, grande stagione, però potrebbe essere anche una grande stagione di rimpianti. Ecco, i numeri che ci faceva vedere Andrea Onofri rappresentano il rischio poi di arrivare alla fine con qualche bel rimpianto? Ma allora, qui vanno date, secondo me, alcune chiavi di lettura, no? Nel senso che se noi adesso, al netto di tutto quello che è stato... che è successo, non dovessimo entrare nei playoff, sicuramente un rimpianto e un rammarico ci sarebbe, perché comunque, diciamo così, siamo stati veramente in un momento anche proprio vicini addirittura alla vetta, quindi comunque poi una serie di circostanze ci hanno portato adesso a dover rincorrere nuovamente, con una probabilità, a mio avviso, di arrivarci anche molto, non dico remota, insomma, però complicato, perché comunque sono tre partite e tu le devi vincere tutte e tre, e forse non si può permettere di perderne una, quindi non è semplice, non è assolutamente semplice, anche se poi può tutto succedere nella vita, no? Quindi da un lato c'è un rammarico, dall'altro vanno fatte due chiavi di lettura, secondo me. Allora, da una parte il fatto che probabilmente proprio questi sono i limiti di questa squadra, nel senso che da un lato è una squadra che a livello di aggressività, a livello di corsa, anche di qualità, ha sopperito enormemente anche da alcune squadre che sulla carta sono più forti, quindi comunque noi anche con chi c'è stato davanti non abbiamo mai sfigurato, assolutamente, anzi. Quindi, però dall'altro poi paghi il dazio probabilmente che diciamo così, tutti i gol che tu hai preso a tempo scaduto, tra virgolette, sono punti persi importanti, li hai persi proprio perché l'esperienza in questa squadra, comunque ti manca quella qualità in più che ti permette in certe circostanze di portare in porto la partita. Per non tornare sopra al famoso episodio purtroppo della SPAL che ci ha un po' cambiato la stagione, però lì, ecco, con un po' più di furbizia, un po' più di esperienza, o con il Monza quei punti non li avessi mai persi, quindi lì sì che saresti stato oggi dentro i playoff. Dall'altro viene da essere... lontano, Berto, cioè esatto, il pareggio con la SPAL viene da lontano, non è uno stand alone, cioè, no, appunto, sono dei limiti che comunque ti sei portato dietro dall'inizio anno, perché tu hai perso almeno 10-12 punti dall'85esimo in poi, il motivo c'è. Però dall'altro bisogna essere anche onesti di una cosa, che la squadra parte per salvarsi, ha fatto una grande stagione, e seconda cosa, se noi ad oggi in un calcio in cui gli obiettivi si giocano sul filo dei punti, se ci avessero dato quello che ci spettava, e parlo di arbitri, molto, io non mi voglio attaccare agli arbitri, però sono state delle robe veramente oscene, no? Se avessero dato, visto che tu giochi campionati sul giro del punto, ci avessero dato quello che ci aspettava almeno in un paio di partite, tu oggi comunque lì c'eri, perché il rigore di Cittadella è stata una cosa veramente in malafede e vergognosa, voglio dire, c'è un rigore nettissimo, tu fischi la fine, non va a controllare il VAR, quando col Benevento richiami la squadra dagli spogliatoi, no? Allora due pesi e due misure. Ma perché c'è un precedente. C'è certo, un precedente che ti dà certo, fastidio. C'è un precedente. Quindi nel momento in cui tu non lo fai, evidentemente c'è qualcosa che non funziona.
Ma guarda poi, che la stessa cosa è successa a Brescia, eh? A Brescia è un'altra cosa, no, valutare di più, quindi mi bastano, senza andare a cercarne altre. Però non c'è, sai come la penso, io non... No, però tu quelle due partite dammi 4 punti in più, tu con 4 punti ecco che sei un punto avanti al Frosinone. I conti, al netto del fatto, ripeto, che ci abbiamo messo molto dei nostri limiti, eh. Però sì, tu in un campionato così equilibrato dammi il mio. Jan, parlo non tanto all'ex Grifone ma al professionista. Quando una squadra gioca più di 30 partite di campionato e ha un rendimento in trasferta che è quasi doppio di quello in casa, guardandosi negli spogliatoi, no? Ma uno che pensiero dovrebbe avere? Cioè, cosa ci si può dire dentro uno spogliatoio? È solo caso? Io spero di sì. No, è veramente difficile quando succedono queste cose che giochi meglio o prendi più punti fuori casa che in casa, non, sicuramente non puoi essere felice, ecco. Perché in casa comunque Perugia è stata sempre forte, è difficile da affrontare, quindi è difficile da spiegare perché succedono queste cose, è veramente, veramente magari anche quando ti succede questa cosa ti guardi e ma perché? E non... Se magari sapevi la risposta, le cose non succedevano così, però non, magari arrivano momenti così che non si spiegano, quindi penso che è solo un momento e casualità, ecco. Ok, proiettiamoci, ce lo dicevi Silvia, no? A lunedì, quando torneremo al Curi, dopo la vittoria di Vicenza, e affronteremo appunto una squadra che avrebbe dovuto ammazzare il campionato, visti i soldi investiti, ma che poi, come molto spesso capita, i soldi non giocano e in campo ci vanno i giocatori. Parma praticamente tagliato fuori dalla lotta playoff, però... Però, secondo me, è sempre una squadra insidiosa, anche perché comunque... Silvia, scusa Silvia, anche perché noi ci arriviamo un pochino incerottati. Sì. Ma poi, perché come ti dicevo prima, ma anche il modulo di gioco stesso, che comunque loro giocano a specchio nostro, insomma, lo stesso modulo, o perlomeno come hanno giocato ultimamente, e formazione che credo noi con la quale noi giocheremo, ma più o meno, insomma, giocano a specchio, e quindi non la vedo tanto facile, insomma, perché quando comunque giochi con lo stesso modulo... Non è che, diciamo, ci sono partite in cui, no, cioè, c'è la squadra che si espone di più, quella che attacca e quella che aspetta, però quando giochi nella stessa maniera, insomma, la vedo un po' complicata. Poi, che ti dico, sì, sono fuori dai playoff, per carità, anche come punteggio, mi sembra che hanno 10 punti sotto di noi, però sì. Secondo me non ci regaleranno niente e sarà dura fino all'ultimo. Non li vedo come una squadra rinunciataria che dice tanto vabbè siamo fuori, secondo me ci daranno battaglia fino all'ultimo, però sarà interessante, secondo me sarà una bella partita. Berto, preoccupa più il Parma o il Perugia formato Curi? Ma allora preoccupa più il Perugia ovviamente, perché il Parma è una grande squadra a livello di nomi, la più grossa delusione sicuramente del campionato, innegabile, per cui una squadra comunque che ovviamente, anche se ha fatto un campionato brutto, comunque una squadra che va presa con le molle, perché ha dei giocatori nella propria rosa che veramente, ne parlavo oggi con una persona, se tu pensi Simi, Tutino, Vasquez, insomma, cioè veramente c'è una marea, no? Però il Perugia comunque con le squadre diciamo anche forti ha sempre fatto belle figure. Il problema è che noi in casa ne abbiamo vinte 4, quindi 4 ragazzi su quanti sono, mancano 2, 16, cioè veramente una media inaccettabile, insomma, quindi sicuramente mi spaventa più il Perugia. Antonio, sarà così? Bisogna
non dico invertire una tendenza, perché si fa fatica a invertire quei numeri con solo due partite ancora da giocare in casa, però ancora l'ultimo lumicino si resterà acceso solo se, come diceva prima Berto, si fa in plane in queste ultime tre partite. Io sono un instancabile ottimista, ve l'ho detto anche le altre volte, per me siamo in corsa e è complicato, questo è sicuro. E discorso Perugia-Parma, io ho più pensiero del Perugia che del Parma, onestamente, anche perché poi Ian ce lo potrà confermare, quando non, cioè quando sei fuori da tutto, sai, anche l'allenatore può predicare quanto vuoi, ma non fa sangue una rapa, nel senso che poi alla fine se sei in quella posizione di classifica è perché qualcosa non ha funzionato, quindi non è che tiri fuori qualcosa di straordinario, no, così alla fine, tanto per sicuramente Parma è una gallina dalle uova d'oro, quindi sono un po' tutti in ballo e non credo che, diciamo, hanno voglia di non far più parte di questa squadra, quindi chiaramente, allenatore compreso, quindi chiaramente qualcosa metteranno in campo, tutto sta ad affrontarla nella corretta maniera, perché alla fine noi ci giochiamo tanto, loro non si giocano niente, quindi cioè, va indirizzata in una certa maniera la partita, e anche piuttosto velocemente, perché poi alla fin fine il Parma mentalmente è già in vacanza, quindi è tutta, secondo me, nelle prime battute, la prima mezz'ora, primo tempo, cioè non, è una partita che tu non la devi tirare alle lunghe, ecco, questo è il discorso, sia per una questione fisica che poi mentale, no? Perché poi dopo subentrano tante cose, no? Magari arriva il risultato di Frosinone, no? E allora magari ti viene l'angoscia, cioè ci sono tante poi sfaccettature che pesano, no? Assolutamente sì. Jan, in Slovenia avete il VAR? Sì, da quest'anno sì. Ok, allora quale occasione più ghiotta per chiedere a un professionista cosa pensate di questo strumento? Perché qui in Italia, soprattutto quest'anno, è una continua polemica. Io, dal mio punto di vista, il VAR è uno strumento straordinario per aiutare assistente e direttore di gara nelle situazioni complicate di gol non gol, nei fuorigiochi, però nei calci di rigore, Jan, perlomeno ripeto, quest'anno in Italia, che sia Serie A o Serie B, se ne sono viste di tutti i colori. Il tuo pensiero e la tua esperienza soprattutto. Sì, sicuramente. No, io penso che sicuramente VAR è una cosa buona, perché comunque aiuta gli arbitri. Però secondo me arbitri tante volte si prendono il vantaggio di non prendersi la responsabilità. Quindi secondo me l'arbitro in campo deve sempre lui decidere. Cioè il VAR può essere un aiuto, ma non che VAR decide per lui. Quindi tante volte che a me è successa la stessa cosa, quando vai a chiedere all'arbitro, lui dice sì, ma il VAR ha deciso così, capito? Ma tu sei andato a vedere, cioè secondo me, ok, vai a vederti il video, però decidi tu, non l'arbitro che sta dietro al VAR. Quindi veramente per me una cosa per togliersi la responsabilità di prendere le decisioni. Poi quando succedono, per esempio, le stesse cose, come parliamo di rigore, che a una squadra lo dai e poi non succede la stessa cosa e a te non ritorna, è difficile da capire. Quindi è veramente, cioè, sarà una continua polemica sicuramente, però ormai siamo in un mondo che va in quella via lì, quindi dobbiamo accettarlo. E anche per noi giocatori non è facile aspettare le 5 minuti che loro decidono quello che devono decidere. Però per me sicuramente aiuta almeno
a veramente a quei grossi, grossi sbagli, anche se ho sentito ora che non è stato così a Cittadella, se non ero, però sì. È così, una volta ti dà, una volta ti toglie, non aiuta niente a parlare di questo, perché sicuramente non cambieranno le cose del passato. Si deve guardare avanti e speriamo che gli arbitri prendano le decisioni sempre quelle giuste, ecco. Benissimo. Allora, Ian, Federico mi aveva confermato la tua disponibilità per circa un'ora e mezzo massimo. Allora, gli ultimi 10 minuti, quarto d'ora massimo, entriamo in questa fase finale e voglio partire proprio da te. È vero che bisogna affrontarne una per volta, però dopo Parma ovviamente c'è la partita che ferma il calcio in Umbria, ovvero ferma una regione intera, cioè Ternana-Perugia. Come si vince un derby, Ian? Ma sicuramente il Perugia, per le partite che c'ha, veramente deve affrontare tutte una per una, perché basta sbagliarne una e sei fuori da tutto. Quindi veramente con la testa, sono d'accordo con Silvi, devi prima stare a lunedì col Parma e poi da lunedì in poi tutta la settimana a pensare al derby. Sono d'accordo che la partita con Parma non sarà facilissima, perché Parma comunque non c'ha niente da perdere, però quando non c'è niente da perdere giochi spensierato, quindi puoi fare una bellissima partita come puoi farla bruttissima, però Perugia deve pensare a se stesso e cercare veramente di partire benissimo e chiuderla il prima possibile. E poi dopo veramente concentrarsi per il derby, che è sicuramente una partita importantissima, che si deve vincere per forza se si vuole entrare nei playoff. Ma visto che comunque in trasferta Perugia quest'anno è fortissima, quindi non mi preoccupa, ecco, sicuramente sarà una partita positiva per il Perugia. Benissimo, non aggiungiamo altro. Berto Ian ci dà un suggerimento, giustamente, da calciatore, ma noi siamo tifosi. Vero che lunedì c'è il Parma, però il pensiero ovviamente è tutto rivolto alla trasferta del Liberati, anche perché, e questo ce l'hai sempre raccontato e ricordato nelle ultime settimane, se proprio non sarà ottavo posto c'è un obiettivo importantissimo, no, da difendere in questa stagione. Ma intanto salutiamo il nostro amico Lorenzo Incas, che non manca modo di... Ah sì, l'abbiamo visto prima. In ogni trasmissione di... Gli hai voluto dare importanza anche questa sera. Sì, sì, no, ma gli va data, perché lo ringraziamo, perché il venerdì salutiamo sera, Lorenzo, come è un fedelissimo, quindi ci fa piacere, insomma, chi è fedele alle trasmissioni va sempre salutato e va sempre, diciamo così, messo, no, sul piatto il fatto che ci segue. Per cui l'abbiamo salutato anche stasera, contento, quindi può andare a letto felice. Detto questo, allora sì, obiettivo playoff, ovvio che deve essere ancora perseguito, perché la matematica ce lo permette, però detto questo non deve essere un obiettivo secondario l'altro obiettivo, ovvero rimanere dove siamo rimasti per tutto il campionato praticamente, e di conseguenza in quella partita fare un risultato positivo, dai. Quella è una partita che vale un anno. Ripeto, noi abbiamo due aspetti, no? Il fatto che siamo stati sempre avanti per tutta il campionato, e in più c'è la partita in sé per sé, che c'è anche una storia a parte, e quindi ottenere entrambi questi due obiettivi, ovvero rimanere dove siamo rimasti tutto l'anno e fare risultato su quella partita, ci permetterebbe di aver fatto un campionato ottimo, anche se non dovessimo centrare i playoff. Antonio, anche a te due parole sul derby che verrà. Derby che verrà, certo non è mai una partita come le altre. È inutile che ci sforziamo di
palleggiarla un po' qua e un po' là, ma tanto non è una partita come le altre. Se fosse l'obiettivo stagionale, vuol dire che avremmo, diciamo, un profilo basso, troppo basso. Per noi in questo momento deve essere un viatico verso i playoff, questo, però dipende anche come ci arrivi. Sicuramente noi siamo partiti per fare un campionato tranquillo e quindi questa deve essere una ciliegina sulla torta, che chiaramente, trovandosi alla penultima di campionato in una determinata situazione di classifica, deve essere, potrebbe essere anche qualcosa di non solo di supremazia, no? Ma anche di obiettivo raggiungibile come quello dei playoff. Certo, sicuramente loro faranno di tutto per tirarcela, no? fino alla fine, non vedono l'ora, e quindi noi magari, preparandola non solamente come un derby, ma anche come una partita importante in chiave playoff, allora magari possiamo scaricare un pelo di tensione, no? Di ansia, di paure. Sicuramente Alvini è eccezionale nella preparazione delle partite, quindi da quel punto di vista stiamo tranquillissimi, ecco. Silvia, tu non so se ne vuoi parlare già di derby, visto che sei focalizzata ancora sulla partita di Parma, però hai visto, dai, proviamo a portarci un po' più avanti. Ho letto poi che per la trasferta se ne stanno inventando un pochino di tutte, no? Per far sì che possa andare a Liberati meno gente possibile. Allora, il derby, che diciamo? Che noi abbiamo una squadra che è al terzultimo posto come monte ingaggi, e loro hanno una squadra che è tra le prime postazioni. Diciamo che se ci avessimo avuto, ad esempio, Donnarumma, eravamo già in Serie A, e dico solo questo. Però a parte questo, come abbiamo visto, nonostante le spese, gli investimenti, i giocatori, no? Più o meno conosciuti e anche di qualità, perché comunque ce l'hanno, cioè, neghiamo l'evidenza, però ciò nonostante noi abbiamo fatto un ottimo campionato, siamo ad ottimi livelli, siamo lì un passo al playoff, quindi la classifica per ora ha dato ragione a noi. Che partita mi aspetto? Tosta, molto tosta. Voglio contare sul fatto che ci sarà entusiasmo da parte dei nostri giocatori, che spero la sentiranno parecchio come noi. Comunque, ecco, speriamo che ci sarà divertimento. Beh, ovvio, dopo, come dire, da classica tifosa, cioè io vorrei vincere tutte, anche le amichevoli, anche una partita di calcetto, quindi questo è scontato. E quindi penso che ce la giocheremo fino all'ultimo. Sarà una partita ostica, perché sappiamo che in questi casi nessuno cede da nessuna parte, e quindi speriamo che comunque non ci siano troppi falli, non sia troppo maschio, ma c'ho qualche dubbio in proposito, perché secondo me prevedo risse a Iosa, però speriamo, dai, che sia un bello spettacolo. Spero che, insomma, via. E il risultato e non diciamo niente sul risultato. No. Perfetto. Jan, ti prendiamo veramente gli ultimi minuti, pochissimi, per magari una piccola raffica di domande che magari allarghiamo anche agli ospiti. Io te ne faccio due velocissime. Una recupero, Silvia mi ha risbloccato un ricordo parlandomi di Donnarumma, l'attaccante, io invece te la faccio in chiave portiere. Un nostro... uno dei nostri amici che ci seguiva ci scriveva appunto chi secondo te sarà l'erede di Donnarumma. Ora, già pensare all'erede di Donnarumma, visto che comunque eccolo qua, era Massimiliano appunto, il prossimo portiere della nazionale, dice, al posto di Donnarumma, perché i club non puntano sui giovani italiani. Ecco, qui volevo rimodificare una domanda, però mantenendone il senso. Ora, già pensare, dicevo, al sostituto di Donnarumma, magari forse è un pochino
è un pochino presto, visto che comunque l'ex portiere del Milan ancora è giovanissimo. Però una volta in Italia, Jan, perlomeno fino a una quindicina d'anni fa, c'era il grande orgoglio della scuola italiana, ovvero era difficile trovare un portiere straniero tra i pari. Negli ultimi anni invece sono più gli stranieri che gli italiani, anche se c'è una nidiata di giovani che forse, parlo ovviamente da italiano, ci fanno ben sperare. Ecco, tra questo discorso della scuola italiana che forse si è persa un po' negli ultimi anni e un giovane che ti sta impressionando in Italia, ecco, qualche tua impressione? Ma io non penso che la scuola italiana è diventata peggiore o non so che sia rallentato il sviluppamento, però penso che le altre scuole sono diventate migliori di quelle che erano negli anni passati, ecco. Qua mi viene in mente, cioè, gli spagnoli, i tedeschi, gli olandesi, inglesi, tutti, comunque ci sono vari video, vari allenamenti che puoi guardare, che puoi rubare, quindi io penso che anche qua sicuramente in Italia sul livello di tecnica il portiere è ancora quello più bello da vedere sicuramente. Ora dobbiamo capire se ancora l'effetto è quello lì, che tante volte si parla della croce, dell'attacco palla, di tutto. Io su questa cosa penso che alla fine se la pari hai ragione. Quindi poi tante volte guardiamo i video, facciamo i replay al relatore, quindi è difficile cioè, capire in una partita che succede in un millisecondo la cosa giusta, qual è da fare. Quindi quando la pari hai fatto la cosa giusta, quando invece non la pari, che magari hai fatto la croce, l'allenatore ti dice no, è meglio che vai in attacco palla, però quello doveva succedere in un millisecondo. Quindi alla fine penso che la cosa più giusta è di prendere di ogni paese qualcosa. Per esempio qua mi viene in mente che olandesi, per esempio, sono fortissimi con i piedi, perché non rubare i loro allenamenti con i piedi? Cioè, perché magari poi dall'Italia prendi la tecnica, dai spagnoli prendi il rinvio e così via. Quindi secondo me il perfetto esempio non esiste. Cioè, prendi qualcosa di ogni paese e fai il meglio di tutto, ecco. E poi quando... Vai Jan. Sì. Vai pure. Quanto riguarda i portieri, visto che l'Under 21 l'anno scorso era in Slovenia, cioè l'Italia ha giocato qua, mi è venuto in mente il portiere italiano, quello con Campelli, che gioca ora in Serie B, comunque Carne Secchi, qualcosa del genere. Carne Secchi di Cremonese, sì. Eccoci. Sì. Quindi, che sicuramente già l'anno scorso in quel europeo ha fatto un buon europeo, quindi era veramente sicuramente un buon portiere, poi si vedrà per il futuro, perché sicuramente Donnarumma tra virgolette brucerà tantissimi portieri, perché come è successo col Buffon, che ogni due anni, tre anni arrivava il nuovo Buffon, ma non è mai arrivato alla fine, perché comunque per 10 anni, 15 anni c'è stato lui, quindi penso che succederà la stessa cosa con Donnarumma, che è sicuramente a altissimi livelli, quindi l'ha dimostrato ai europei, poi ci sta che c'è qualche sbaglietto che ci sta, ma sicuramente è un grandissimo portiere, quello non si discute. Poi sicuramente quello che gioca ora in Italia, che lo vedrete sicuramente lunedì, è Turk, che è sloveno e viene dal mio paese, ha 17-18 anni, quindi è una bella promessa per calcio sloveno, ma sicuramente anche farà una bellissima carriera in Italia, ecco.
Ian, chiudo con le mie curiosità, poi lascio agli altri amici. Vai per i 34, se non sbaglio, ecco. Bene. Cosa vuol fare Ian Kovačić da grande? Al portiere. No, il mio obiettivo è di imparare, di stare in campo fino a che quando un giorno andrò in allenamento che non ci avrò più voglia. Quindi quando succederà quello cambierò il mestiere e sicuramente mi vedo nel calcio, perché comunque con le esperienze che ho fatto posso dare una grande mano ai giovani, con tutti allenatori che sicuramente ho rubato qualcosa anche da loro. Qua voglio salutare il mister Buonaiuti, che mi ha aiutato tantissimo negli anni di Perugia. Voglio veramente fare qualcosa per quello che ho fatto durante tutta la mia carriera, quindi con la mia esperienza di quello che ho vissuto durante la mia carriera come portiere. Vorrei dare qualche consiglietto ai più giovani e a quelli che ce n'hanno voglia, ecco. Bene. Silvia, Berto, Antonio, se avete un'ultima curiosità, così poi liberiamo gli altri. Sì, una curiosità che comunque non è per niente attinente alle prossime partite nostre, a Perugia Calcio, non c'entra proprio niente. Volevo chiedere una cosa a Ian e poi invece una cosa a voi. A Ian gli volevo una curiosità mia, lui è sloveno, vabbè, se per caso ha mai avuto modo di conoscere l'ex portiere della Croazia e anche dello Spartak Mosca all'epoca, Stipe Plekosa, portiere che io ho seguito un periodo, non so se ce l'hai presente. Sì, ce l'ho presente, sì. Ha fatto una bellissima carriera, ma purtroppo in persona non l'ho conosciuto, ecco. Ecco, e poi invece se vi ricordate tutti, così, un portiere molto estroso, sopra tutte le righe, ma parliamo di tanti anni fa, Higuita e la parata dello scorpione, ve la ricordate? Sì. Personaggio sopra le righe, però insomma, che tirava anche i rigori, che tirava lasciava tutto, oltre che i rigori. Ecco, che lasciava Berto, la porta e correva a mezzo il campo, insomma, personaggio estroso. Altri tempi. Un sacco di vizi. Vabbè. Però dai, era particolare. Sì. La mossa dello scorpione, poi la parata. Penso che quella è finita. Penso che tutti i portieri almeno una volta nella loro carriera l'hanno provata quella parata in allenamento. L'hai provata? Solo in allenamento, sicuro, Ian. Sì. Infatti. E va bene, ecco, solo questo. Bene. Berto, Antonio? No, vabbè, io gli domanderò una cosa che sicuramente ha detto all'inizio, perché tanto quando non c'ero io. Sicuro, è sicuro. E avrete sicuramente chiesto dove sta giocando adesso. Sì, lo sappiamo. Un po'. Lo sappiamo. Sta a casa. Sì, abbiamo fatto tutto il giro che ho fatto dopo Perugia. Sezzana, io dico in italiano, non so come si pronuncia. Io ero rimasto a Nova Gorica, giusto? Com'è? A Nova Gorica anche ero rimasto. No, era vicino a Capodistria, dove abito io, praticamente a 20-30 minuti. Campionato sarebbe? Serie A sloveno. Ora mi viene la domanda, secondo te il livello del campionato Serie A sloveno, paragonandolo ai campionati italiani, come potrebbe collocarsi? Ma io penso tra alta Serie C e bassa B, così, okay. Perché comunque anche i giocatori, cioè, ora stanno iniziando a mettere dentro tanti giocatori giovani, quindi il campionato è veramente, mi ha sorpreso anche a me, perché comunque si gioca un bel calcio, le prime due o tre squadre sono c'è Mario per esempio, che è veramente una bella società che ogni anno cerca di entrare in Europa, quindi veramente non, cioè abbiamo tanti amichevoli anche per esempio con Venezia, con l'Udinese, sicuramente loro non giocano
100%, però comunque le partite non è che finiscono 5-0, c'è sempre 1-1, 2-1, quindi sono partite combattute, quindi non, è un, comunque è un campionato piacevole, con tante occasioni, e magari ci manca un po' di tattica italiana, dai. Quella ma a livello di seguito, di pubblico, cioè di interesse? Ma dipende da squadra a squadra. Cioè, per esempio, ripeto, Mario c'ha ogni settimana c'ha 5-6 mila persone allo stadio. Se c'è il derby, c'è lo stadio pieno. Quindi dipende da squadra a squadra. Noi, per esempio, c'abbiamo 1000 persone. Cioè, per esempio, la nostra città in tutto c'ha 5.000 persone. Alla fine un paese, mille... sì. Fa la Serie A. Sì, sì, è una, da 3 anni ora che... Tipo, che ne so, il Passignano facesse la Serie A, fa conto. Bravissimo. Ma c'è stato... Io sono arrivato qua dopo la Scozia perché mi ha convinto Camoronesi. Lui è stato qua per 6 mesi, ha fatto l'allenatore della prima squadra e hanno fatto benissimo. Per l'anno dopo voleva entrare in Europa praticamente con la Stabro Sesana e mi ha convinto perché non voleva cedere nessuno, però dopo un mese poi è andato al Maribor. Quindi tu quanti anni hai adesso? Io 34. Io penso che a 34 anni ancora per un portiere sul campionato sloveno penso puoi giocare abbastanza lungo. Penso che alla tua età comunque un portiere ancora c'è una buona carriera fronte, ma penso che sia anche fondamentale divertirti ormai, no? No, è vero, per questo dico che la prima cosa è che ancora nello spogliatoio mi sento vivo, mi sento allenamenti, scherzo, cioè voglio vincere le partite, quindi c'ho il ruolo là di aiutare i giovani, praticamente che tanti giovani hanno la voglia di provare l'estero e guardano tanto le partite perché a oggi diciamo che a 35, 36, 37 anni se uno fisicamente è stato sempre attento ed è integro e si allena cioè c'ha le stesse prestazioni insomma di ragazzi soprattutto sicuramente per un portiere le prestazioni possono essere anche migliori perché la testa è diversa assolutamente poi parlo per me che posso affrontare le cose molto più tranquillamente. Esperienza vuol dire aiuta, sicuramente. Grazie, Ian. Un salutone, è stato un piacere rivederti. Bene. Antonio, dai, abbiamo portato Ian che è stato con noi un'ora e 35 minuti. Gli abbiamo portato 5 minuti rispetto all'ora e mezza che ci aveva promesso. Quindi è se stato Antonio, c'è gentilissimo. Qualche domanda, Ian, qua, eh. No, a me mi sembra di aver capito che una volta che ha finito. Potresti fare il preparatore, no? Giusto? Sì, mi piacerebbe, sì, sicuramente. No, io lui è l'allenatore dei portieri, capito? Sì, l'abbiamo detto. Ah, anche questo. No, io glielo detto... auguro. Glielo auguro per... Quarto d'ora è fatta una trasmissione. Esatto. No, è un ruolo che manca tantissimo anche in Italia, soprattutto nei settori giovanili. Quindi se lui gli piace, che si appassiona... Certo, è una cosa diversa rispetto a quando uno gioca. Sicuramente. Però se fosse una cosa che veramente ti appassiona, è molto appagante, diciamo. Soprattutto perché è un ruolo che ancora non è... Cioè, ancora è tanto ricercato. Soprattutto... Cioè, Ian, in pratica, se ti serve un posto da preparatore, Antonio, ci pensa Antonio, eh? Io sì, io lo prendo subito, eh? No, è veramente una... Cioè, perché ci sono tanti, non è solo l'allenamento, penso che per il portiere vale tantissimo anche la testa. Lavorarla già da giovane, perché i portieri che io penso che sono diventati veramente portieri forti, non basta il talento, non basta il fisico, non basta, cioè la testa è tanto. Se tu, per esempio, in allenamento sei fortissimo, poi quando arriva la partita... non puoi esprimerti al 100%, c'è qualche problema, quindi è lì che si deve lavorare. Secondo me il proprietario dei portieri, almeno per me, è stato sempre molto molto importante, sicuramente l'amicizia che c'hai con lui, perché comunque i portieri
squadra in una squadra. Quindi secondo me si deve sempre cercare di far quel gruppo e difendersi a vicenda. E comunque, e per me, per esempio, era sempre stato, cioè, i portieri o sono stato il primo o secondo o terzo, io mi comportavo, cioè, volevo sempre parare, cioè, volevo sempre essere il primo, però non è che volevo rompere le gambe al titolare a quel momento. Quindi sicuramente la buona competizione è sempre quello che serve ai portieri per crescere, e ripeto, avere un bel rapporto con il preparatore portieri, preparatore dei portieri è molto molto importante. Sì, è una comunicazione diversa, per esempio, anche quando parli, cioè tu quando parli al gruppetto dei portieri, ti devi comunque rivolgere anche al secondo, al terzo, perché se no pensano, cioè, perché se no mentalmente sono, si sentono meno. Ma meno, non ti devi concentrare solo con il titolare, sicuramente. Sono io pecco un po' perché sono troppo severo, diciamo, soprattutto anche con i ragazzi in giovane età, perché comunque sia, cioè, loro devono capire che se l'attaccante a porta vuota la tira fuori è un discorso, se loro fanno un'uscita e vanno a far falle, non glielo faranno dimenticare mai, e quindi lo costruisci in allenamento, punto. È vero. No, la severità sicuramente serve, quindi non è una cosa brutta quella, cioè, però secondo me il consiglio che ti do è che devi capire chi c'hai di fronte, che non sono tutti quadrati, quindi magari a un ragazzo serve la severità, l'altro ragazzo serve una pecca sulle spalle, ecco, quello, cioè, quando capisci quello tiri fuori il meglio di qualunque persona che c'hai di fronte. Quindi secondo me non è giusto affrontare tutti i portieri, tutte le persone nella stessa maniera, perché non avrai l'effetto desiderato, ecco. Che magari con uno ce n'ho cinque, ecco, vedi. Sono tanti, eh? Vabbè, devi capire, ci deve lavorare. Cinque adolescenti, io la sera quando torno a casa sono stanco, eh? Beh, ti credo. Grazie. Bene così. Jan, entro io a gamba tesa perché sennò non ti molliamo. Sei stato gentilissimo, super disponibile, ci hai aiutato veramente a capire il ruolo del portiere oggi, la situazione del Perugia Calcio oggi, ma con te soprattutto è stato bello ricordare anche quei 3 anni dove abbiamo vinto un campionato e, come diceva Berto giustamente, siamo veramente rimasti qua a Perugia legati a quel gruppo e a quella squadra, e ovviamente ad ognuno di voi che ha legato indelebilmente il vostro nome alla nostra piazza. Jan, è stato veramente un privilegio poterti ospitare, ti facciamo tutti quanti migliori in bocca al lupo per il tuo proseguo intanto di stagione e poi ovviamente di carriera, sperando, magari perché no, un giorno di rivederti dalle nostre parti. Magari. Grazie mille. Grazie mille Jan, un saluto. Ci vediamo. Crepi al lupo e dai, che sti playoff sono lì, Speriamo, dai. Speriamo. Ci vediamo. Ciao. Grazie. Grazie Jan. Grazie. Ciao, grazie. Allora ragazzi, è stato bello anche questa sera, insomma, parlare con un ex grifone importante, un portiere che ci ha regalato emozioni, le ha anche condivise con noi, insomma. Anche lui ci ha raccontato che quell'episodio con il Pescara, insomma, ancora non gli è andato giù, però ce lo ricordiamo come un ragazzo generoso, un portiere che si è contraddistinto nella sua esperienza perugina. Un'ora e 40 di trasmissione, io non ho nessuna intenzione di battere il record di Berto, quindi farei un giro finale su quello che può essere il Toto Formazione Pro Parma, e poi un'ora e 45 andiamo sotto le 2 ore, antietico, Simo, cioè. No, guarda Berto, te la lascio a te, anche perché dichiaro, sono veramente, mi si sta chiudendo gli occhi, sono cotto, mi sono fatto i miei 600 chilometri anche oggi, quindi non male, dai.
Guardate, preferirei veramente, però via da ragazzi, dove? dai. Stiamo da Conegliano Veneto, arrivo, quindi abbiamo fatto un bel giro. Bella vasca. Fatto un bel giro. Tra qualche anno, Simone, ti rendo noto che tra qualche anno, visto che c'è qualcuno meno di me, quindi tra qualche anno ti comincia a rompere le balle veramente. Sì, ma sicuro. Già sono, io me lo so completamente rotto ormai. Cioè, già sono molto. Già no, sono poi molto a me mi hanno rincarato, mi hanno dato anche Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia. Quindi. Bene. Sposterai con l'aereo. Per forza. Ottimo. Ragazzi, allora, per stare veramente sull'attualità, dicevamo prima, Perugia è incerottato e tra l'altro in ottica derby siamo anche pieni di diffidati. Cosa si inventa secondo voi, Albini? Parto da Silvia, via. La formazione? Sì, formazione. Secondo te Albini terrà un po' d'occhio i diffidati oppure, visto che in alcune reparti siamo veramente corti, chi c'è? Allora, a parte gli infortunati che quindi non giocheranno, secondo me anche quelli squalificati. Io più o meno penso che la formazione più o meno tanto è sempre la stessa. Come ti ho detto prima, col 3-4-1-2. Quindi ovviamente Cicci Zola in porta, Rosi, Curado, Dell'Orco dovrebbe essere tornato, che dovrebbe essere in forma, sì. Poi secondo me ballottaggio tra Ferrarini e Falzerano, Segre, e uno, vabbè, Burrai chiaramente, dopo sempre il ballottaggio io direi tra Beghetto e Olisi, e poi uguali, o Santoro, Juan alle spalle di Olivieri e Carretta, perché mi sembra che gli altri non possono giocare. Direi proprio di no. Quindi penso che, ecco, qualche ballottaggio, così che ti ho detto. Ma vedremo Carretta dal primo minuto? Ma secondo me alla fine farà un 3-4-2-1. Con Olivieri davanti e alle sue spalle, spero e credo, D'Urso con Juan, e poi a centrocampo Burrai, Santoro e Segre, e poi la difesa la solita dovrebbe rientrare, no, chi è che non c'era? Vabbè, non c'è Sgarbi ovviamente. Non c'è Sgarbi. Quindi la difesa è obbligata, e quindi io vedrei un 3-4-2, no scusami, 5, no 3-4-2-1, sì. 3-4-2-1 con... Vedi che a quest'ora i numeri... Berto non è convintissimo, infatti. No, non sono convinto numeri, perché... Sui numeri... È convinto allora... però su una cosa, che non gioca a Carretta, cioè proprio neanche l'ha citato, esatto. Quindi... io mi sembra che gli altri non possono giocare. Boh. Matos mi sembra che... No, però mi stavo cercando di ricordare, per questo ero un po' un po' pensante, che lui ci aveva giocato un'altra volta con i due dietro la punta. Stavo cercando di ricordarmi dove. Cioè, con chi ha giocato? Con D'Urso e con Juan? No, ha giocato lui, ha giocato una partita... A Crotone, no? Con Olivieri di punta e due dietro. Esatto. Chi erano quelli dietro? Una era Carretta. Ecco, Quan... secondo me potrebbe far giocare D'Urso e Juan di dietro. Carretta, a quel punto 3-4-2-1 con a centrocampo, a quel punto fa giocare Burrai e Segre, due persone in fascia, quindi Lisi, probabilmente Lisi, e a destra, se vuol far proprio l'offensivo, Falzerano, ma tanto devi fare offensivo, cioè per forza è scelta, e sinceramente non la vedrei neanche male in questi termini, perché se è vero che sei abbastanza offensivo, però comunque la difesa è quella, è vero che sei 3-4-2-1, quindi comunque c'hai, diciamo così, due centrocampisti
e c'hai due davanti, che però uno dei due potrebbe essere Kwan, che comunque in rottura è uno che una mano sinceramente te la dà, insomma, quindi te la può anche dare. Sì, potrebbe non essere Peregrina, se no magari rimane com'è la formazione solita, il solito 3-5-3-2, insomma, con a seconda Olivier e Kwan davanti, potrebbe essere. Carretta, quindi la classica qualità, quindi con le due, le tre in difesa, le due fasce, e poi centrocampo a quel punto Santoro, Oghion, Burrai e Segre, e a quel punto e davanti proprio a punta Kwan con Olivieri, potrebbe anche essere questo. Cioè praticamente noi arrivassimo in 11 a giocare una partita, Berto farebbe giocare 10 giocatori e porterebbe in panchina Carretta. Secondo me siamo a questi livelli. Antonio, manchi tu. Poi anche tu, Simone, via tua. Guarda, no, boh. Io no, io guarda, io gioco in 10 e Carretta lo mando in tribuna, quindi pensa tu come sono messo. Ma che va fatto, Carretta? E vabbè, ma chi gioca? Dai, se mancano tutti, no, chi gioca? Dai, vabbè, si scherza, ragazzi, si scherza. No, ma entro io. Io non credo che lui faccia grossi calcoli sul derby. Cioè, secondo me pensa al Parma, punto. E anche perché se non vinci questa... Cioè, capito, cioè, c'è poco da calcolare. Che uno che in realtà i calcoli a livello di squadre con cui gioca li fa, Cioè, ci guarda, lui si adegua molto a chi è l'avversario, come... Ma io non credo per queste tre partite. Perché, a parte tra infortunati e squalificati... Cioè, c'ha tante scelte obbligate, se non altro. Beh, davanti comunque devi vincere, giochi in casa dei Triboli, devi vincere per forza, perché parliamoci chiaro, se partite devi vincere, comunque lui un qualcosa si deve inventare stavolta, cioè non c'è penso più anch'io margine. Hai capito? Penso anch'io, non credo che lui abbandoni, diciamo, la difesa a tre. Io no, ci spero sempre che lui si metta a quattro in maniera tale che mai, poi terzini, no? Ma non credo che lo farà. E... secondo me davanti gioco Kwan e Carretta e Olivieri. Quindi Carretta lo fa giocato? Secondo me lui lo fa giocare, secondo me. No, tu lo fai giocare Carretta? Anche secondo me. Io sì. Noi l'abbiamo fatto giocare, se muoio, te l'abbiamo fatto io giocare. Io sì. No, ah, perché no, ci stanno tante alternative. No, c'è sempre un'alternativa. Ragazzi, c'è sempre un'alternativa. Tranquilli. Tranne che la morte. No, vabbè, Silvia, adesso non andiamo a programmare questa così. Gioca in 10. Simone fa l'alternativa, gioca in 10. Esatto. Si gioca meglio. Lidon diceva che si giocava sempre meglio in 10, quindi. Beh, vabbè, ma Lidon era un personaggio vero, eh? Perché noi non siamo personaggi veri, Antonio? Ma Lidon... sì, no, non lo so, a parte le battute. La formazione... è poco decifrabile per lunedì, onestamente. Davanti sono convinto che lui c'ha la scelta obbligata, Carretta, Kwan, Olivieri, sto sicuro. Burrai c'è, perché c'è. Io, a me per esempio Beghetto, io non so se è squalificato, sta bene? No, no, c'è? No, no, c'è Beghetto. C'ha un piede educatissimo Beghetto, è l'unico capace a crossare della squadra, però non c'hai De Luca, quindi non c'hai De Luca, quindi a chi cross? Quindi vabbè, che De Luca neanche le testa sta fulmine, cioè. Beh, oddio, però insomma, se la mette qualcosina, no, impegna, però anche io non è il suo colpo migliore, però è uno che impegna i difensori, quello sì, anche se ha fatto da dopo la spalla, praticamente lui ha proprio risentito, cioè ha fatto veramente poi delle partite in cui proprio non, infatti non ha fatto più gol, cioè no, è stato anche sfortunato, un paio di volte è stato anche sfortunato, però anche indisponente a Vicenza, è calato tanto, ma tanto gli attaccanti, ragazzi, sapete benissimo come funziona, quando sei giù di morale, sei giù di testa, servirebbe un gol per sbloccarlo, certo, siamo a fine stagione, quindi è anche difficile, però sì, di testa, serviva la partita con la spalla, quello sì, l'abbiamo sempre per farlo rifiatare, serviva uno che lo facesse rifiatare nei momenti quelli più complicati, però tanto. Vedremo. Chi ben pensierisce più, Tutino o Pandev, o tutti e due? Ma ancora Goran gioca?
solo Angio. Carretta. Eh? No, Carretta ci preoccupa. No, Silvia, no. Ma chi ci preoccupa? Ma Goran Pandev è della partita? Ma chi ci preoccupa, ragazzi? Parma, ragazzi, è indistruttibile. Scusa, invece cosa? Buffon anche gioca? Buffon gioca? Pensa tu. No, cioè gioca... Ma so, le vecchie glorie. Ma mi sa che in gioca Buffon? No. No, no, non credo. Ah no, già, ce l'ha detto Ian. Gioca, ha detto Ian, un paesano sloveno. Turk, ce l'ha detto, un paesano sloveno. Ian ha detto che gioca Turk, paesano suo. Gioca Buffon, ho visto l'ultima partita, l'ha giocata, come mai? Com'è? Perché c'ha l'età, no, non lo so. Vabbè. C'ha l'età. Detox, no, e beh, questo Pasqua, ha detto che Turk è il ragazzo. Ci avrà qualche acciacco, qualcosa. Appunto, cioè. È vero. Però, vabbè. Va bene, ragazzi. 1:53. Un'ora e 53. Basta. No, Antonio, triplice fischio. Via. Per le maratone, per la maratona contropiede web aspettiamo il ritorno di Berto alla conduzione, quindi invece che maratona Mentana, maratona Berto, quindi venerdì sarà per la prossima Teleton, maratona esatto. Teleton. La 23 preparazione oh. Derby ci sta dai, domenica poi Simone 23. te lascio a fare una trasmissione domenica che non ci sono per la prima volta. Tu non ci sei domenica, cioè, non lo so neanche io se ci sono. Matrimonio. Non lo so neanche io se ci sono. Dai, poi vediamo in qualche maniera facciamo. Tornerà il conduttore, il conducente, o come si dice. No, il conducente vero, a domenica c'è sicuro perché è quella in TV, quindi. Giusto. Ah, domenica, giusto. Ah, questa domenica non ci sei. No, avevo capito venerdì prossimo, non c'era, ho capito. No, domenica. Ok, dai, domenica allora sosteniamo... Berto, t'hanno ribattezzato. Non ho visto che è. No, mica un messaggio, no, era un messaggio privato. T'hanno ribattezzato Pippo. Pippo. Noto Baudo. Conduttore Pippo Baudo. Ah, non ce l'ha. No, pensavo... Scusa, sì, allora. Io stavo ripensando a Ghita, pensate voi. È un nostro amico in comune che mi ha detto che oggi eri a casa sua. Renato. Bene. Hai detto oggi che c'è stato a casa mia Pippo. C'è Simone che cerca di disimpegnarsi. No, guarda, tra Silvia e Berto stanno facendo di tutto per arrivare a 2 ore anche stasera. Io vi saluto, che è 3 notti che dormo, guarda. 2 minuti mancano, 2 minuti. Ragazzi, è stato bellissimo. Vediamo se Federico torna in diretta con noi, così salutiamo anche Fede, l'artiglio del grifo. Vai Fede. Io volevo fare una domanda tendenziosa, ma... Arrivava ai 2 ore. Silvia, ciao. Chi va a Terni? Eh? Chi va a Terni? Io sono fuori mano. Silvia, c'è la privacy, queste domande non si fanno. Ma va bene, come non detto. Io ragazzi, è stato un vero piacere. Abbiamo accolto Ian Koprivec, abbiamo veramente parlato tanto con lui. Ci siamo anche noi poi dedicati un po' a scherzare in questa parte finale di Contropiede Web, che tornerà venerdì prossimo in preparazione ovviamente del derby, sperando che insomma lunedì arrivi un risultato importante che ci possa mantenere ancora viva la speranza, la flammella di poter raggiungere questi playoff. E nel salutare intanto Federico, l'artiglio del grifo, che anche questa sera ha avuto la bravura e la pazienza di ospitarci, un abbraccio, un saluto a Silvia, che questa sera, oltre alla solita carica di simpatia, ci ha anche sorpreso con qualche perla e con qualche approfondimento tecnico, tattico, curiosità. Quindi Silvia, è stato un piacere ritrovarti. Un saluto. Grazie. Anche qualcosa si trova. Un saluto al mister Antonio Casaccia, ormai un abitué di questo appuntamento. Ciao Antonio. Gute Nacht, perfetto. Roberto, che ha saltato il primo quarto d'ora, dove praticamente abbiamo fatto la trasmissione, poi siamo andati a traino di quel primo quarto d'ora, che adesso torna alla sua vita da tribù di gemelli. Ok. No, ancora lunga la notte. Bocca al lupo, Berto. Un saluto, vi saluto avendo sforato le 2 ore in questo momento.
esatto. Ragazzi, un saluto alla prossima, sempre forza Grifo. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao, notte.